Io sono originario della Sardegna. Non sono nato in Sardegna, ma per praticamente poche ore. Allora, sono originario di Osilo, nel nord della Sardegna. E ad Osilo tutte le persone che vivono lì, o perlomeno la maggior parte, quindi parliamo non di 10 persone su 100, parliamo di 90 persone su 100, vivono tantissimo. Vivono 90, 95, 100 anni, 105 anni. E molte persone si chiedono perché queste persone vivono così tanto. Com'è la vita in un paese tipo Osilo? La vita in un paese tipo Osilo è fondamentalmente un po' diversa rispetto a quella delle grandi città. Ovvero, si comincia la mattina presto a fare colazione al paese con gli amici. Si fa colazione e molti qui storceranno il naso, ma è la verità. Col filoferro e molto spesso con una fetta di formaggio. Si vive con la tranquillità e molto spesso anche non voglio chiamarlo menefreghismo, voglio chiamarlo il concetto della vita diverso da quello che si vive nelle città, nelle grandi città come potrebbe essere Roma, Milano, eccetera, eccetera. Quindi questa premessa per dire che cosa? Questa premessa per dire che voi che pensate di allungare la vostra vita vivendo da vegani o vivendo nelle costrizioni attuali del coronavirus, io vi dico subito che la vostra vita non sarà lunga come quella di una persona che vive in un paese al nord della Sardegna che ha sempre fatto un tipo di vita diversa da quella che si vive sia oggi nelle città, sia oggi nel contesto di coronavirus. L'uomo duro, il sardo duro, il sardo che vive 100 anni, sicuramente non è il sardo o l'essere umano che si spaventa davanti a un'influenza. Non è sicuramente l'essere umano che mangia vegano. Non è sicuramente l'uomo che vede alcuni ostacoli che fondamentalmente possono essere anche ostacoli duri, ostacoli pesanti, ostacoli difficili da superare, ma non li vede come qualcosa di tremendo, di terribile. Perché l'essere umano, se è sopravvissuto migliaia e migliaia e milioni di anni, una ragione c'è, perché non si è fermato davanti a pestilenze, carestie, davanti a problemi di vario tipo. Quindi, tutto questo per dire, piantiamola di vivere come larve. Perché cosa ci ha portato questo coronavirus? A vivere come larve, tutti hanno paura di tutti, tutti con le mascherine, tra l'altro lerce, sporche, che accumulano più batteri e virus e microbi di quanto potrebbe portarne il non averne. Stiamo vivendo in un momento di follia, di paura verso il prossimo, di nessuna speranza verso il futuro. Ma non è così che si vive. Il sardo medio insegna
che la vita non è vivere così. Che bisogna essere forti, che bisogna combattere. Naturalmente non è che bisogna esporsi a rischi inutili. Quindi faccio un esempio, non è che bisogna andare la sera nel sotterraneo con tantissime persone lì in 40 metri quadrati, no, ma non bisogna neanche nascondersi da quella che è la vita reale, il lavoro, la vita sociale, il costruire, il progettare un futuro, il volere meglio per i figli. Se non volere il meglio per i figli, ma almeno una vita normale, una vita di sbocchi, una vita di... di realtà, una vita di esistenza. Quindi smettiamola di fare i fantasmi, smettiamola di fare i folli, smettiamola di credere alle cazzate che sta dicendo questo governo. Questo governo che nasconde una verità, che è la verità dell'Istituto Superiore di Sanità, ovvero l'Istituto Superiore di Sanità, organo ufficiale dello Stato, organo indipendente dallo Stato, non pagato come questi virologi che il giorno che finirà il coronavirus torneranno nell'oscurità. L'Istituto Superiore di Sanità ha detto che su 100 casi di coronavirus soltanto 3, 3 e mezzo, 4 casi sono realmente deceduti per coronavirus. Il resto avevano patologie pregresse o altri problemi gravi. Quindi smettiamola di credere a tutte queste fandonie. Cominciamo a usare il cervello. Ridiamo vita a questa nazione che è stata uccisa. 2 mesi di fermo totale. Sapete cosa vuol dire? 2 mesi di fermo totale vuol dire che saremo tutti più poveri. Non credete che quelli che oggi hanno lo stipendiuccio, la pensionuccia, potranno continuare per sempre a stare tranquilli? Perché addirittura il direttore dell'INPS ha detto chiaro e tondo che i soldi per le pensioni ci saranno solo fino a luglio. Quindi basta con questa situazione terribile. Smettiamola, cominciamo a rivivere, torniamo a vivere. Ricominciamo a vedere che cos'è la vita. Nella vita purtroppo c'è anche la morte. Ognuno di noi, uscendo la mattina, può morire di incidente, può morire di infarto, può morire di ictus. Può avere un qualsiasi incidente sul lavoro. Quindi torniamo a vivere, che è meglio per tutti.